Blitz dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Prato in un locale notturno in via dei Confini. La proprietaria, una donna cinese di 49 anni, e tutti i 35 clienti trovati all'interno sono stati denunciati. Il locale è stato chiuso. Il controllo è scattato la notte scorsa. Già da qualche giorno i militari stavano conducendo un'attività di osservazione dopo aver notato un intenso via vai di auto e persone in un orario non consono alle limitazioni imposte dall'ultimo DPCM per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Il locale notturno ha continuato ad offrire intrattenimento ai suoi clienti, karaoke, bar, cene. La proprietaria aveva organizzato tutto nei dettagli con regole severe per l'accesso della clientela, a cominciare dall'arrivo, quando possibile, in gruppi, in taxi, per non dare troppo nell'occhio. All'ingresso un cane di grossa razza addestrato al controllo dell'area esterna del locale. I carabinieri hanno sorpreso i clienti a cena con musica a tutto volume, pista da ballo e nessun rispetto delle prescrizioni sanitarie, proprio come se il coprifuoco non esistesse.